conflitto oggi, so che voi siete, conoscete la storia del conflitto israelo-arabo, che siete coinvolto con la lotta dei palestinesi, eccetera, e il mio compito è di approfondire un po' su un caso più specifico, che è quello dei beduini del Negev, dunque dentro la linea verde. Io il titolo risulta da una conversazione che un cugino mio aveva anni fa con beduini nel Negev, e quando loro, lui è fotografo, ha fatto un reportage su questi beduini nel Negev 25 anni fa proprio, e quando loro hanno cercato di farlo capire qualcosa e lui non ha capito, hanno detto: ma guarda, voi siete discendenti della cimia, noi siamo discendenti del cammello e tu non puoi capire. Io questa conversazione mi ha un po' ispirata per cercare di introdurre oggi brevemente, in modo molto sintetico, uno dei conflitti che si svolge oggi in Israele fra il governo e la popolazione beduina. E vorrei proporre che il conflitto fra Israele e i palestinesi è un risultato di due sistemi che collegano potere, luogo e cultura occidentale con un sistema di potere, luogo e cultura orientale, quella prima che è della scimmia, che è quella occidentale coloniale, che per esempio costruisce questo rapporto di Stato-Nazione con un luogo e come cultura nazionale, e invece quella beduina del cammello, che ha tutto un altro rapporto con la terra, con il luogo, e dunque anche altre culture diverse e potere, strutture di potere diverse. E il fatto è che il sistema della scimmia, quella occidentale, coloniale, si imposta con la forza su quella che esisteva in Palestina, e questo voi lo sapete. La narrazione poi sulla fondazione dello Stato ebraico in Palestina nasconde soprattutto il fatto che un sistema si è impostata con la forza sull'altra, e che questo divario esiste, perché siccome è stato fatto con la forza, il divario o la rottura tra le due sistemi esiste. La politica fondiaria di Israele, vorrei proporvi come una spiegazione, diciamo, cerca di colmare questo divario, cerca di sfumare questa violenza. E perché la sovranità dello Stato di Israele, che fa parte del sistema della scimmia, è minata dal fatto che sul campo c'è rimasta un'altra realtà. E l'esempio di questa politica fondiaria che cerca di colmare questo divario è il fatto che l'altro ieri è stata riconosciuta Palestina, lo Stato di Palestina, e la risposta è di fare 3.000
nuove case, cioè di cercare di rafforzare la sovranità nel sistema della scimmia sul campo, perché in realtà la realtà quella è: l'esercito israeliano domina tutto il territorio, non c'è niente da fare, i coloni possono fare quello che vogliono, ma per Israele la politica fondiaria, dunque in questo caso colonizzare con altre 3.000 case, è una risposta a una messa in questione della sovranità dello Stato di Israele. Spero che è chiaro, ma se no abbiamo poi tempo di domande, di discussione pure, forse non vi convince. Allora vorrei fare una breve sintesi della storia. Fino al 48 gli ebrei hanno colonizzato e le terre che hanno comprato, e sono riusciti a comprare il 7-8% della terra della Palestina. Questo vuol dire che il territorio israeliano, quello riconosciuto diciamo nella linea del verde, è a 90% terra occupata per la forza militare. Ben Gurion, il primo ministro dell'epoca, ha deciso che per rafforzare la sovranità di questo giovane Stato, che ha occupato con la forza militare 90% della terra, bisogna non solo espellere i palestinesi, gli abitanti locali non ebrei, ma anche distruggere i loro villaggi, paesini, città, e non lasciarli ritornare, in modo che ebrei possano colonizzare proprio questi luoghi, perché pensava che la colonizzazione di questa terra è un rafforzamento della sovranità dello Stato ebraico, che è stata costruita con la forza militare. Cioè, per rafforzare la sovranità ufficiale, istituzionale, riconosciuta da tutto il mondo, quasi, eccetera, Ben Gurion pensava che la colonizzazione in questi paesi, lungo le frontiere e nei paesi che prima erano palestinesi, riesce a colmare il divario fra il fatto che esiste lo Stato di Israele, ma le terre appartengono a un altrui. Il caso dei beduini del Negev è un caso specifico che per me fa parte di questa struttura, cioè di questo divario che Israele cerca sempre di nuovo colmare, perché ci stanno due sistemi che non si sono riconciliati. E la politica nel deserto del Negev, il Negev fa 50% dello Stato di Israele, e ci sono rimasti più o meno 12.000 beduini dopo la fondazione dello Stato di Israele, che gli altri sono 10% di quelli che vivevano prima nel Negev, gli altri sono stati o espulsi o preferivano di non vivere sotto regime ebraico. Questi 12.000 più o meno, poi ci stanno qui altri che racconteranno più in dettagli, sono oggi più o meno 150.000, di cui quasi la metà, 70.000, vive in 46 villaggi non riconosciuti da Israele, cioè vivono senza accesso
all'acqua potabile, all'acqua in generale, alle reti di salute, alla salute, cioè all'assistenza sanitaria, eccetera, eccetera, scuole, eccetera, non sono riconosciuti. E io vorrei un po' raccontare perché dopo 60 anni questi 70.000 cittadini israeliani non hanno il diritto, sono sempre cittadini di secondo grado e non hanno diritto a questi servizi. E in modo molto sintetico, subito negli anni 50-60, subito dopo la fondazione dello Stato di Israele, la politica del governo israeliano verso il Negev era di far fiorire il deserto. E questo slogan di nuovo della modernizzazione e del progresso del sistema della scimmia era in realtà, che poi era realizzato nel senso che tanti insediamenti ebraici, kibbutzi, moshavim e altri sono stati fondati nel Negev. Questa, al nome della modernizzazione e far fiorire il Negev e il deserto, allo stesso tempo implicava che tutti i beduini che sono rimasti nel Negev sono stati concentrati in un spazio di a sud-est, a nord-est del Negev, che si chiamava Siag, 1000 km² e dovevano vivere lì. Concentrandoli hanno evacuate, liberate le altre terre del Negev, che così si poteva far fiorire. Erano messo sotto regime militare, come tutti i palestinesi che sono rimasti in Israele fino a 66, ma sono diventati cittadini israeliani, dunque cittadini di secondo grado, se volete. Il regime militare è stato abolito a 1966. Per dare un esempio, per dare un esempio di questa visione che oggi sappiamo molto, in modo molto più chiaro, a condannare, ma all'epoca non era così chiaro negli anni 50 e 60, ma per dare un esempio, perché non si tratta solo di una ideologia sionista, ma proprio di un sistema di valori coloniali, occidentali, al nome della modernità. E vorrei dare una breve citazione che io trovo molto illuminante del capo maggiore di allora, Moshe Dayan, che quando si sono parlati della politica verso i beduini del Negev ha detto così: dobbiamo su Arez, non in segreto ovviamente, perché non c'era, era così ovvio, parlava la lingua di allora, dobbiamo trasformare i beduini in un proletariato urbano. Il beduino diventerà una persona urbana che torna a casa nel pomeriggio e mette le pantofole. I loro bambini si abitueranno a un padre che porta pantaloni senza pugnale. Andranno a scuola pettinati e ordinati. E poi aggiunse, con una direttiva del governo, senza forza, questo fenomeno dei beduini sparirà. Allora, ecco la visione, e la visione proprio orientalista, che non vede l'altro e che si permette al nome dei valori del progresso di fare tutto quanto. Comunque c'è questa cosa di senza forza, in modo che l'opinione pubblica dentro Israele e fuori Israele non si agita troppo. Questo rimane il fondamento
del concetto in Israele fin oggi per i beduini. Negli anni 70 lo Stato di Israele ha deciso di costruire 7 cittadine solo per i beduini, in modo di nuovo di ancora più concentrarli e liberare, fra virgolette, altre terre. E il prezzo di chi si è stato trasferito in queste città, 7 città beduine che esistono, era non solo di rinunciare alla proprietà terrena, ai diritti di proprietà, ma anche abbandonare completamente la vita tradizionale che era tutto attorno alla terra. E oggi si sa in Israele, come altrove, che queste 7 città beduine sono al livello più basso nella scala socio-economica di Israele. È chiaro, perché di nuovo è stato fatto con direttiva, senza forza, un trasferimento imposto che non prende in conto l'altro, il suo sistema di vita, sui modi di vita, sui valori tradizionali, eccetera. Quelli che hanno resistito, che hanno fatto Tzumud, che sono rimasti sul loro terra e non si sono trasferiti in queste città, sono quelli 70.000 beduini che oggi vivono in 46 villaggi non riconosciuti. Oggi il problema che il governo israeliano cerca di risolvere è proprio questo SIAG, queste 1000 chilometri quadrati dove ci stanno ancora quelli 70.000 beduini che non sono ancora stati trasferiti, volontariamente o non, a delle città. Perché questo? Perché oramai si sa non solo che questo spazio è molto ricco di fosfati e dunque ha un valore economico, ma oramai il deserto fiorisce in qualche modo, ci stanno vini, c'è bisogno di creare un'altra città, ci stanno le terre in centro di Israele sono molto care, e dunque ci vuole altre terre per nuovi insediamenti degli ebrei, eccetera, eccetera. E dunque, in un altro ulteriore programma di far fiorire il Negev, il governo ha deciso di risolvere una volta per bene il problema di questi beduini che sono ancora questi 70.000 che vivono in questo SIAG, questi 1000 chilometri quadrati, dove sono stati trasformati e trasferiti dal governo israeliano 60 anni fa. Il piano, che si chiama Piano Praver, e cerca di nuovo di proporre ai beduini senza forza di mettersi e di concentrarsi in centri urbani e di rinunciare una volta per sempre alla loro proprietà terrena, ai titoli di proprietà. Di fatto, nel sistema del cammello, la terra non è solo un mezzo di profitto, ma è un sistema di esistenza e di cultura in cui tradizionalmente i beduini non avevano titoli registrati nel cadastro.
invece avevano il diritto sotto l'impero ottomano e dunque fa parte della loro tradizione di lavorare e vivere su tutte le terre che non sono stati coltivati, muat. Senza entrare in questo processo di legislazione che poi con il colonialismo britannico cambia un po', anche sotto l'impero ottomano e poi sotto il mandato britannico, il fatto è che per i beduini le terre possono essere o collettive o private. Private sono quelle, poi se sbaglio ci stanno chi mi corregge, o private quelle ereditate o comprate e collettive quelle che poi sono divise fra di loro. Comunque quello che è chiaro è che loro non cercavano di registrare queste terre del Negev nel deserto su i nomi propri, al massimo di tanto in tanto hanno registrato sul nome di uno della tribù. Fra l'altro, perché registrare sotto il nome implicava di dover andare a prestare servizio militare all'impero ottomano. Dunque c'erano tante buone ragioni di non entrare nel gioco della scimmia, nel gioco che cominciava già sotto la fine dell'impero ottomano e poi è stata rafforzata, di scrivere la terra come una proprietà privata. E dunque il gioco del governo israeliano è così, qui posso anche finire, il gioco del governo israeliano oggi, senza forza, è di dire provate a noi nella corte occidentale, con la legge occidentale della proprietà privata, provate che voi avete i titoli della proprietà e allora vi... c'è tutto un processo, no? Non entriamo, c'è compenso eccetera per le terre che sono provate eccetera, ma se non potete provare che avete titoli di proprietà allora le terre sono nostre. Ecco, allora io vorrei finire con, cioè finire poi se volete poi possiamo ritornare, con due pensieri. Uno è quello che è chiaro che si può risolvere in modo consensuale questo conflitto, perché oramai questo lungo conflitto che comincia con la colonizzazione ebraica ma anche prima con la penetrazione della colonizzazione europea nell'impero ottomano, questi due sistemi oramai si può risolvere. I beduini vivono in Giordania, i beduini vivono nel Sinai, un altro capitolo molto interessante, molto attuale proprio adesso con la relazione con l'Egitto, ma ci stanno modi di riconciliare oggi, dopo questo tempo, il tempo fa il suo processo, di riconciliare. Certamente 1000 chilometri quadrati si può risolvere. Per esempio, come propongono tanti ONG israeliani che lavorano insieme, cioè beduini e ebrei insieme, si può riconoscere almeno questi 1000 chilometri quadrati e darli ai beduini per continuare a vivere lì e sviluppare in modo loro anche centri urbani forse, ma in modo loro, per esempio rispettando le famiglie, la hamula, rispettando il bisogno di avere animali con loro, eccetera. Dunque, ci stanno tanti non mancano proposte, non mancano ONG che propongono soluzione a questo problema attuale. Io vorrei proporre che il problema è che il governo israeliano non è veramente interessato a risolvere il problema e evitare un altro conflitto,
Ma il problema del governo israeliano, cioè tutto il concetto, è legato al fatto che bisogna sempre rafforzare la sovranità israeliana su questa terra, e che questa è legata alla colonizzazione della terra, che vuol dire che finché ci stanno terre che sono abitate da non ebrei su vasta area come 1000 chilometri, la sovranità di Israele non è piena, che è un problema di sistema, non di realtà. In realtà, ritorno, c'è un esercito così forte che segue il governo israeliano, e dunque non c'è un problema reale. Il problema è del concetto, del sistema, di questo concetto e della scimmia. L'altro punto che vorrei suggerirvi è che ci stanno tante cose da fare. Perché? Perché questa struttura di un sistema che si imposta su un altro sistema genera per forza fessure dentro le strutture. Per esempio, il fatto che i beduini hanno resistito e resistono ancora. Cioè, questo è il primo fatto. Cioè, la realtà, quella è. Dunque, nonostante tutto il processo legale di espropriazione delle terre, del Negev, eccetera, eccetera, e la realtà sul campo è che ci stanno 70.000 beduini, ci stanno altri che sono lì e lottano apertamente per i loro diritti, chiedono essere riconosciuti come cittadini che hanno i diritti a queste terre, perché queste sono le loro terre ancestrali. Il secondo è la battaglia legale, perché nel sistema della scimmia occidentale ci stanno le corti, eccetera, e dunque ci stanno battaglie legali, lotte legali a chiedere che queste terre, alcune di queste terre, saranno riconosciute. Si stima che 10% di questi 1000 chilometri quadrati saranno riconosciute anche nel sistema della scimmia, cioè che ci saranno abbastanza prove che queste terre appartengano veramente a una persona tale, a una famiglia tale. E dunque queste battaglie legali bisogna seguirle, bisogna cercare di allargarle. La terza è quella internazionale, opinione pubblica in Israele, dentro Israele, che ha bisogno di aiuto dal fuori, e l'opinione pubblica internazionale che può fare pressione sul governo, perché, come ho citato anche Diana, allora senza forza, cioè in modo che sarà legale, che sarà accettata nel sistema della scimmia, cioè che non sarà forzato. Dunque, siccome il governo cerca di trovare una soluzione forzata, ma che non pare forzata, e su questo vuol dire che l'opinione pubblica internazionale può agire. È stato già menzionato, ma io anche ho scoperto solo preparando un po' questa cosa, che il Parlamento europeo ha una decisione molto forte in questo senso, e che proprio non solo su altre cose, crimini e politica illegale di Israele, ma proprio sui beduini del Negev e su piano Praver, questo ultimo piano da adesso, ha una decisione molto forte che la condanna e che chiama il governo israeliano di ritirarla. Dunque penso che c'è cose da fare, e penso che possiamo fare tutti insieme qualcosa in questo senso. Grazie per la vostra attenzione.